luci e musica che ridisegnano momentaneamente il volto della città. Giochi di laser colorati, proiezioni e installazioni renderanno Sydney per 3 settimane fino al 18 giugno prossimo la capitale mondiale delle luci. Questo è il Vivid Festival, dall'Opera House all'Harbour Bridge fino al Museo di Arte Contemporanea. La notte di Sydney si colora. Tutto è nato da un'idea del musicista e compositore britannico ed ex tastierista di Roxy Music Brian Eno, che nel 2009 ha curato la messa in scena della prima edizione. Uno spettacolo grandioso e suggestivo che quest'anno attirerà più di 1,5 milioni di spettatori. Luci che illuminano la moderna Sydney, ma anche l'antichissima Gerusalemme. Anche qui laser e proiettori, accompagnati dalla musica, cambiano nella notte lo splendido volto della città antica. La porta di Damasco, la torre di Davide, le sue pietre, le sue mura e i suoi edifici antichi. Suggestioni moderne che si intrecciano e si mescolano alla storia millenaria della città santa.